Ah, prendete il classeur, per favore. Lucas, mi tiri giù anche la sedia. Claudio, mi tiri giù anche le due sedie, per favore. Tiri giù la sedia vicina, per favore. Ah, buongiorno a tutti. Allora, immaginiamo oggi di, ci avviciniamo al periodo di Natale, di voler spedire un regalo a dei nostri amici, un regalo che ha una forma lunga e stretta, potrebbe essere una cannuccia, potrebbe essere, non lo so, qualcuno ha un'idea? Sentivo che Joel stai dicendo? No, nessuna idea. Un oggetto lungo e stretto. Allora, ci rechiamo in posta, se qualcuno ha già visto in posta, ci sono scatole di forme diverse e sono le sei forme che vedete lì. C'è la scatola numero 0, la scatola numero 1, numero 2, 3, 4 e 5 e a queste scatole hanno forme diverse, già decise dalla posta. Adesso ogni gruppo, vi mettete a gruppi di 3 e un gruppo da 2, riceverà una scatola. Comincerà a osservare un po' questa scatola, ci sono assieme delle istruzioni che danno assieme alla scatola. Guardate un po' qual è il vostro numero di scatola, le misure, le dimensioni che ha questa scatola. E poi prendete una delle cannucce, provate a vedere la posizione in cui la cannuccia si può sistemare e si può ottenere la cannuccia più lunga. Vuol dire inserite la cannuccia tutta, molto probabilmente non ci sta neanche nella scatola più grande. Cercate comunque di ottenere la cannuccia più lunga tagliando la cannuccia di partenza nel punto in cui vi sembra comunque di avere la cannuccia più lunga. Vuol dire la infilo così, la infilo in orizzontale. Provate voi a vedere qual è la cannuccia più lunga che si può infilare in questa scatola. Una volta trovata la posizione in cui secondo voi la cannuccia è più lunga, la tagliate. Il resto della cannuccia potete tenerla lì, se vi serve per delle osservazioni potete anche tagliarla. La misurate, avete un metro, avete una riga, misurate qual è la lunghezza massima che potete ottenere. A questo punto avete una misura, controllate con dei calcoli se questa misura che avete trovato è corretta. Con dei calcoli dovete osservare un po' la scatola e vedere come posso trovare la lunghezza di questa cannuccia. I calcoli li fate innanzitutto una copia per gruppo, scarabocchiate un po' il vostro calcolo facendo i ragionamenti che avete bisogno, poi ognuno riceverà un foglio e completate la casellina in cui c'è il numero della vostra scatola e scrivete la soluzione che trovate. Quando ogni gruppo avrà finito passerò e completerete su un lucido i risultati che avete trovato. Dunque, il materiale che avete bisogno è calcolatrice, foglio brutta per gruppo e vi sistemate in gruppi da 3 o da 2. Si sposta solo una persona con la sedia. Fare un calcolo in modo da trovare quella misura della cannuccia. Sì. Aspetta, svelta che finisco lì.
Osservate un po' anche le vostre istruzioni. Adesso possiamo già tagliarla? Sì, potete tagliarla, sì. La dottoressa non si può usare? No. E qual è? Tagliate la cannuccia, già, avete trovato la posizione migliore. Allora tagliatela. Se sbagliate, avete ancora un pezzo e poi usate il resto della cannuccia. Prova a misurare quanto lungo la cannuccia. Come? 40,5. No, aspetta. Allora, questa è 1,24. Questa è lunga. E quello quanti ne è? Adesso fai così, mettila qua. 40,5. Guardate che avete delle istruzioni in cui vi vengono date già. Se mai provate a tagliare, se poi non funziona avete ancora un pezzo di cannuccia e provate. Solo un pezzetto abbiamo. Trovate la cannuccia più lunga che ci sta nella vostra scatola. Provate a pensarci, non è complicato. Allora, cannuccia, l'avete tagliata? No. Tagliate pure, se anche fosse sbagliato, rifate. Guarda che avete già le istruzioni. Sì, sì, ma noi l'abbiamo già trovata. L'avete già, allora? Ok, completate il foglio. Però non è che bisogna utilizzarlo. L'avete inserita, l'avete tagliata, l'avete misurata? Sì, ecco. Ok, allora adesso provate con dei calcoli a controllare se quella lunghezza corrisponde a quello che avete misurato. Perché non inventavarla di animale così? Cioè, no. Oh, completate qui con la vostra situazione, con la vostra cannuccia. Poi voi siete la scatola numero 2 e lo mettete. Lo rifate qui e dopo cominciate a far quello. Quando avete finito mi chiamate a vedere. Se avete trovato la cannuccia l'avete misurata? Sì. Adesso osservate la scatola che avete già messa da parte. Inserite la cannuccia. In caso se io... Ecco, secondo voi quella è la cannuccia più lunga che ci sta nella scatola? Così è più corta. Allora in realtà io potrei prendere una scatola piattissima, se metto la cannuccia così, una scatola piattissima, e non mi serve niente il fatto che è così alta. Potrei averla bassa così. Sono una scatola così grande, ma non mi serve niente. Provate a pensare un po' se non posso in qualche modo sfruttare anche il fatto che sia alta questa scatola. Cioè, è una scatola così grande. Se mai vi do un'altra cannuccia se avete bisogno. Ecco, allora provate a completare questa scheda, ognuno la sua,
Provate se riuscite, sì, insieme. Qui scrivete i calcoli che avete fatto, disegnate dentro la cannuccia e poi provate a fare i calcoli anche delle altre scatole, quelle che non sono le vostre. Allora, in poche parole, voi con la cannuccia inserita così, in realtà non vi serve niente il fatto che la scatola sia alta, cioè potrebbe essere anche una scatola piattissima, sì, è già molto piatta la vostra effettivamente, però in realtà non usate il fatto che è alta, provate a pensare un po' se non si può anche sfruttare il fatto che è alta questa. Si può fare così. Metterla così. Alza. No, così non è. Ecco, da voi non si recupera tantissimo, però effettivamente questa distanza qui. Come si fa? Con l'altezza. Calcolare, adesso ci pensate, lasciate pure questa, così provate a fare l'altra, bisogna spostarla magari. Provate adesso a ritagliare quella giusta, come dicevi Luca, come dici. Prova a tagliarla. Purtroppo devi tagliarvi ancora un attimino. Sì, senza forzarla. Adesso come faccio a calcolare la lunghezza di questa cannuccia? No, si fa. Allora, avete le istruzioni della scatola, dove sono le istruzioni? Dunque sapete quanto è lunga, quanto è larga, quanto è alta. Troviamo. Adesso ragionate tra di voi e spieghi a loro. L'avete trovata la cannuccia più lunga? Cioè com'è? Senza piegarla, non si può piegare la cannuccia. Non è così la cannuccia? No, senza piegarla, senza piegarla. Non l'avete ancora trovata. Provate a metterla dentro questa cannuccia. Senza piegarla. No, prima ho una volta per 1,2, una volta per 1. Perché c'è scritto qua. Allora, la cannuccia l'avete trovata? Posizione com'è? Così. Quella. Adesso state calcolando la sua lunghezza. Sì. Come state agendo? Misuriamo. Misurare, d'accordo, era la prima operazione. Adesso bisogna calcolare la lunghezza di questa cannuccia. Teorema di Pitagora si trova solo una di perché è messa inclinata. Provate a tagliare la cannuccia che corrisponde alla diagonale e inserite la cannuccia che corrisponde alla diagonale. Allora sì. E da qua a qui. No, così vediamo, facciamo la prova a telefono. Ma c'è meglio. Boh, taglio di un centimetro. No, come? Ok, questa è la diagonale più o meno, anche se ne. Adesso invece voi? Con Pitagora posso calcolare questo, d'accordo, con questo e questo avete anche le misure. Adesso però mi interessa questo, ma se conosco... Ah, ma allora se ho questo e questo, lo trovo. Ma no, ma perché questa qua praticamente la diagonale si fa qua sopra la quadrata, cioè... No, è giusto. Ascoltate il Boris e poi provate a osservare questa scheda e completarla. Allora, ascoltate tutto. Abbiamo fatto la diagonale qua, e abbiamo anche questa. Mm-hmm. Sì. Ma cerchiamo di essere il più precisi possibile, di non perdere in precisione nel nostro calcolo. Oppure abbiamo detto invece di scrivere questo, posso scrivere questo direttamente. Mm-hmm. Si può anche scriverlo qua dopo.
Provate adesso, state calcolando diverse scatole. Siete già alla seconda, dopo un po' è sempre la stessa cosa. Guarda anche un po' le misure. Guarda questa, hanno la lunghezza uguale. La larghezza però guarda la 0 rispetto alla 1. È abbastanza tanto più larga, perciò è giusto. E dopo c'è la dopo c'è l'altezza, che sono diverse, però la dopo vediamo se è giusto. Adesso provate un po', avete fatto due calcoli, provate a vedere se non c'è un modo un po' più veloce di calcolarlo. È giusto, quello che state facendo, ma di vedere se non si può abbreviare un po' il calcolo. Scrivi anche le unità, Suresta, dove l'hai trovata? Mm-hmm. Dopo ragionate. Se tagliate quella giusta, se questa potete lasciarla giù così. Se tagliate questa è troppo corta. Dovreste aver trovato, allora, non vi dico se. Giusto adesso ognuno sbagliato, niente, dopo correggiamo. No, completate la scheda. Questa parte qui vi dice cosa fare sulla vostra scatola. Poi qua ci sono le dimensioni delle altre scatole, di quelle degli altri gruppi. Provate dopo a calcolare anche quelle, le diagonali che vengono, quelle degli altri gruppi. Il, come completereste il titolo? Cos'è che si applica per fare questi calcoli? Cosa avete applicato? Teorema di Pitagora. Teorema di Pitagora nella geometria solida. Allora, adesso completate la vostra soluzione nella vostra casella, i calcoli col blu, la soluzione col rosso, con l'unità. Sì. Nella vostra casella, Dopo dobbiamo riempirli tutti. Cominciate a riempire la vostra parte, quando avete finito la vostra continuate a riempire anche quello degli altri gruppi, sì. No, no, c'è lo spazio qua. Ecco, adesso che mi sembra che siete a buon punto, dovete solo semmai controllare che sia giusto, completate questo. Qui disegnate, fate i vostri calcoli che adesso l'Andrea ha scritto qui, ognuno li scrive sul suo foglio. E poi qui sono le dimensioni delle altre scatole, cioè la scatola 0 e la scatola, così cominciate a fare un po' di calcoli anche per gli altri, a vedere cosa trovavano gli altri con la loro scatola. Siete imprecisi, cosa vuol dire? Allora, qui niente, noi abbiamo trovato la diagonale da qui a qui. Che la cannuccia più lunga è questa. Sì. Per trovarla abbiamo fatto la diagonale da qui a qui. Ma viene 39, invece la cannuccia è 40. È logico, perché se tu lo metti da qui a qui viene più lungo. Cioè vuol dire che non hai finito di calcolare. Cioè quello che hai calcolato tu non è la lunghezza della cannuccia, ma è solo la diagonale della scatola, dell'area di base della scatola, del rettangolo diciamo di base. Dobbiamo trovare da qui a qui quante volte. Non so. Usate quello, la misura che avete già trovato. 39. Potete farlo a penna, tanto penso l'avete fatto giusto. Fate così magari, tagliate la cannuccia che avete già misurata, quello che sta sulla base, tagliatela, così la osservate. Cioè adesso questa qui è quella già giusta. Sì. Ecco, tagliate anche quella che sta sulla base. Ah, così? Sì, quella. Tanto non la cannuccia dopo non si. Ecco, sistematela sulla base. Tagliamo un po' ancora un pezzettino che. Ancora troppo lunga. Ok, va bene, va bene. Adesso sistema l'altra. No, messa nella stessa.
nella stessa posizione. Adesso quale avete già calcolato? Calcolato questa. Calcolato quella. Adesso osservate come si può calcolare l'altra. Facendo il teorema di Pitagora. Allora si fa 29,6 elevato 2. Meno. Più. Meno. Quindi devo trovare l'ipotenusa. Più 12 elevato 2. No, perché questo è appunto. E quindi fare questo più questo. Ecco, i calcoli del vostro, scriveteli che avete più spazio qui. Dopo potete anche riscriverlo sotto. No. Ma qui è. Qui no, va bene, dopo lo scrivete anche qui. Ma qui dobbiamo, dopo lo riportate. Sì. Ci siete? Sì. Completato lucido? Non riusciamo a trovare una cosa più veloce. E poi che è veloce, no? Sì, non è che sia lentissimo, però si può fare con un calcolo solo. Adesso è vero che qui sarebbe il teorema di Pitagora. Sì. Ma pensate un pochino. Voi fate questo alla seconda, più questo alla seconda, trovate un risultato. Poi prendete questo, che tra l'altro io non vi avevo detto di far così ieri, com'è che vi avevo detto? Prendo questo, lo elevo alla seconda e poi, ma in realtà invece di scrivere questo... Ma perché non scrivere la radice quadrata di questo? Provate a pensare cosa devo scrivere. Adesso scriviamo le scatole con gli altri. Aspetta, dimmi. L'abbiamo trovato. Avete trovato? Allora prendete ricette su fogli. Adesso scrivete bene i calcoli, ognuno il suo calcolo. In questa zona qui scrivete i vostri calcoli, fate il disegno della cannuccia, leggete cosa c'è, c'è scritto, cominciate a far quello. Dimmi. Avete finito? Avete completato? Ecco lì, scrivete, qui non avete ancora completato, eh? Dopo sì, il 3 potete, dovete solo riscrivere dentro la stessa cosa. Sì. La storia facendo in qualche modo ci perché allora ragionate su qualcosa di sbagliato, ci sarà. Che bel due fatto. Allora adesso completate nella casella del lucido dove c'è la, voi cosa avete, la scatola numero 2. Completate la casella numero 2 con la vostra soluzione. Lascio qui. Ma qua si può fare direttamente. Il titolo come completereste? Cos'è che avete applicato per trovare questa misura? Dunque il teorema di Pitagora nella geometria solida. Senti bene, per favore. Qua scrivete anche i calcoli della vostra scatola. Fa niente, li riporti, l'idea era di scriverli sopra, poi riportarli sotto. Ecco, tu lì
chiami una certa I. Magari loro nel disegno un disegno, la? La I da te è solo questo qui, no? L'ipotenusa, cioè. L'ipotenusa, ecco, disegnalo dentro e ci scrivi la I. Ma però non si capisce che se scrivono. No, ma fallo non con un colore. No, qui dopo io gli darei un altro nome, anche se è l'ipotenusa anche quella, chiamala cannuccia, chiamala. La diagonale di base, uguale, sì. A posto, lucida? Ecco, se la scatola l'avete ancora bisogno? No. Allora, scatola, metro, istruzioni, forbici, riportate là sul tavolo. Poi provate a completare il resto della tabella con le misure che hanno i vostri compagni. Allora, avete finito il vostro, eh? Sì. Allora, nel lucido voi avete la scatola numero 0. Sorella, dobbiamo calcolarli noi. Io non scrivo. Tutte le tutte? Sì, sì. Sorella, ma nel senso già la caso sì. È sbagliato il caso. Non so se è sbagliato. Completate, dopo controlliamo. Completate qui con i vostri calcoli. Qui? Qua, nella vostra casella, nello zero. Poi quando non vi serve più, scatola, cannuccia, forbice, metro, riportate sul tavolo. Ma che facile, basta cambiare tutte le misure. Anche le cannucce erano da portare là, non da giocare. E per trovare la giornata, per trovare... Però I è questo, D è questo. Mm-hmm. Sì, va bene. Che difficile. Provate a pensare un po' mentre fate i calcoli, cioè ogni volta fate una misura la seconda più l'altra la seconda radice, poi quel numero lì lo prendete, lo elevo ancora alla seconda, lo aggiungo la terza dimensione alla seconda. State un po' se quel risultato lì che io prendo elevo alla seconda, se non posso invece di prendere lui prendere il calcolo che c'è prima di seconda. Adesso sì, quando avete finito rimettete il materiale lì, scannucce, cose così, e poi fate le misure degli altri. Sì, voi avete già riempito il lucido? No, adesso ve lo porto, da riempire. Adesso fate le sei calcoli nelle altre scatole. No, non prendete, guardate, tanto ci sono le misure scritte qui, il ragionamento è sempre lo stesso. Rimettete il materiale lì, adesso vedo il lucido da completare. No, va bene. Ma no, non è questo, esatto, è questo. È giusto questo. E adesso come faccio? Fa niente, fa niente. Grazie. Dopo Isabella mettete la scatola al posto. Aspetta, arriva. Voi completate nella vostra casella scrivendo i calcoli, qualcuno uguale. Dimmi. È giusto, sì. Provate a farlo con il vostro e guardate, se trovate lo stesso risultato è giusto, se non trovate lo stesso risultato vuol dire che è sbagliato. Avete fatto il vostro? Oh, vi viene una cannuccia di 880 centimetri, ma veniva così lunga. Era qual era? Questa qui? Sì. No, quella di... Questa qui, ma avanza fuori? Vabbè, anche se avanza fuori un pochino, questo qui è 880 centimetri. C'è qualcosa che non funziona. Riproviamo a fare i calcoli, proviamo a fare questo pezzo qua, era 48. Ma attenzione, guardiamo il vostro... Cosa avete fatto prima? Spiegami a parole, Marisa, cosa avete fatto? Allora, abbiamo fatto più della 5 la seconda, la seconda abbiamo fatto più di camera per trovare questo diagonale qua. Però si fa più...
Ma Pitagora cosa ha detto avendo un triangolo rettangolo? Dunque in questo triangolo qual è il cateto, qual è l'ipotenusa? L'ipotenusa è questo. E questo è il cateto. Ma in questo triangolo qui? Questo è un cateto e questo è l'altro. Questo è un cateto, questo è un cateto e questa è l'ipotenusa. Dunque se avete trovato questo, l'avete già calcolato, viene 55. Seconda più 16 seconda. Tutta la radice. Sì. D'accordo? Abbiamo trovato. Esce un'espressione. E dove posso semplificare ancora? No. È giusto, ma si può semplificare ancora qualcosa. Siete a posto col lucido? Sì. Passiamo avanti, restano in due. Avete già completato il lucido? Sì, no. Ah no, il lucido dovete completare con due, siete la 3 o la 4? Tre. Tre, completate con la vostra soluzione. Quando avete finito con la scatola, rimettete lì scatola forbice. Cosa? No, la metti lì. Qualcuno rimette la scatola al posto, per favore, intanto che l'Andrea... Per intanto mettetele via, dopo se mai ve le do... Dai, metti dentro, Claudio, le... aspetta. Massimo, è tu la fai? No. No, perché... Finiti? Adesso provate a pensare un pochino, a vedere se trovate un modo più veloce per fare, per trovare lo stesso risultato invece che fare due calcoli ogni volta facendo un calcolo solo. Cosa faccio? Questo alla seconda, più 14,7 alla seconda, radice. Ah, le proprietà della potenza posso usare. Attenzione, faccio la radice. Più, in base alle proprietà della potenza. Hai ragione, la Barbara. Qui c'è la radice, adesso il tutto, dopo avergli fatto la radice, devo elevarlo a 2. Ma prima che hai fatto la radice? Prima facciamo la radice, poi eleviamo a 2. Ah, perciò si può togliere la radice, questa. Quale radice posso togliere? Questa. No, questa, perché fare elevato, togliere la radice e poi elevarla ancora 2 non serve niente. Ma la rotola è solo. No, attenzione, lì faccio la radice di tutto e poi elevo alla seconda. Diviso 2 per 2 non ti serve niente. Prova a scrivere la loro versione semplificata. Avete fatto? Qua dobbiamo farlo semplificato. Adesso avete trovato la misura corrisponde, l'avete misurata? Sì, sì. Ok, allora adesso scrivete qui la vostra, siete la scatola 4. Uh-huh. Scrivete qui la soluzione sul lucido, il risultato che avete trovato. La stessa cosa che abbiamo scritto. Sì, esatto. Si riporta la stessa cosa. Sì, e dopo provate a fare quello che hanno fatto gli altri nelle altre scatole. Bene. Grazie.
Ah, ma attenzione, hai tirato via la radice, ma devi tirare via anche che cosa? Te l'ho detto, io sei. La so, sotto radice. No. Sì, prendi la radice. Il 25. No. Prendi la scatola. Ma dovete, basta guardare i calcoli comunque, non, calcoli che fate, prova a ragionare certi numeri che prendi se non potresti farlo in modo più semplice. 55. Se doveste scrivere un titolo, cos'è che avete applicato nella geometria solida? Il teorema di Pitagora, dunque potete scriverlo. Finito? C'entra qualcosa con la radice diretta? Cioè, senza... Radice diretta, cos'è? Senza... Cos'è la radice diretta? Quello che ci fa è uguale, l'ultima volta. Che dopo ti viene elevato fai subito la radice. Ah. Ti ricordi? Sì e no, sì, un po' c'entra. Però invece di fare due calcoli, provate a vedere se riesco a fare in un calcolo solo. E basta fare più, fai... Prova a scriverlo. Sotto. Prova a scriverlo. Facciamolo qua. Quello che mi hai detto adesso. Sì, adesso fate più che altro gli altri. Intanto lì è la stessa cosa che dovete scrivere. Se no adesso provate a fare... A parte che adesso andiamo avanti tutti assieme. Allora, interrompete... Andrea, interrompete quello che state facendo, tutti hanno trovato la lunghezza della cannuccia più lunga che stava nella propria scatola, adesso c'è chi ha già finito anche di calcolare tutti gli altri, chi sta calcolando. Adesso vi mettete tutti seduti di nuovo ai vostri posti, non più in gruppo, cioè guardate avanti. Allora, vediamo innanzitutto di completare il titolo che non tutti hanno fatto. Cos'è che abbiamo applicato nella geometria solida che non avevamo mai fatto, Niluca? Il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora. Dunque, chi non l'ha ancora scritto potete aggiungerlo. Il teorema di Pitagora nella geometria solida. Allora, osservando il lucido che avete completato, mi sembra che tutti i gruppi hanno capito cos'era il metodo, diciamo, da applicare. Partiamo dalla scatola numero 0, che era la scatola quella più piatta, per trovare la cannuccia più lunga, che era la cannuccia, diciamo, diagonale della scatola e non più adesso diagonale di una faccia, ma diagonale della scatola. Cosa facevo? Calcolavo innanzitutto la diagonale della faccia di base e poi, usando l'altezza, si trovava la lunghezza della diagonale della scatola.
Allora, tutti, ho visto guardando il lucido, cosa avete? Avete prima calcolato la diagonale della faccia di base e poi prendendo questa diagonale avete, con l'altezza della scatola, avete trovato la lunghezza della diagonale della scatola. Così hanno fatto tutti i gruppi. Per chi ha completato la scheda vedete le varie misure. Tutti hanno usato lo stesso modo, sempre la diagonale della base e poi la diagonale della scatola. Adesso qualcuno di voi che ha finito un pochino prima ha cercato di trovare un calcolo unico per trovare la lunghezza della diagonale, cioè invece di fare un calcolo e poi un secondo calcolo, ha trovato un unico calcolo possibile per trovare questa lunghezza. Prendiamo l'esempio, sono riusciti a trovarlo Barbara e Andrea, avevate la scatola numero? 1 o 2? Scatola numero 1. Allora, il loro calcolo qui, prima diagonale di base e poi diagonale della scatola. Allora, Barbara, vuoi provare a venire a spiegarlo alla lavagna? Fai la lavagna. Sì. Allora, prima in pratica abbiamo messo assieme i due calcoli. Posso scrivere giù due calcoli? Sì. Allora. Osservate la differenza tra il calcolo scritto sul retroproiettore e il calcolo che scrive adesso la lavagna. Risultato? Il risultato viene uno stesso. Bene, grazie. No, non so se è chiaro per tutti, cioè invece di scrivere qui, guardate il secondo passaggio del lucido. Nel secondo passaggio cosa hanno scritto? 27,2 alla seconda più 9,5 alla seconda. Adesso invece di scrivere qui 27,2 hanno scritto il calcolo che mi ha permesso di trovare 27,2. Invece di scrivere il numero direttamente, hanno scritto il calcolo che mi ha permesso di trovare 27,2. Poi, diceva giustamente Barbara, faccio la radice e poi elevo la seconda, posso annullare perché una è l'operazione inversa dell'altra. Perciò un modo abbreviato per trovare questa diagonale è fare la lunghezza della scatola, la seconda, più la larghezza della scatola, la seconda, più l'altezza della scatola, alla seconda e alla fine radice quadrata. Sono giusti anche tutti i modi che avete fatto voi? Questi fanno capire il ragionamento che ho fatto, cioè prima trovo la diagonale della base e poi la diagonale della scatola. Questo metodo si può trovare dopo un po' di calcoli che si fa. All'inizio non è così evidente trovare questo calcolo. Allora adesso chi deve ancora finire di completare la scheda, completa questa scheda con le misure delle altre scatole che avevano i vostri compagni. Chi invece ha finito, vi do a tutti una scheda di esercizi, provate a lavorare col compagno di banco o la compagna di banco, lascio qui le soluzioni, chi venite come al solito a controllare le soluzioni, però prima completate questa, senza guardare, poi controllate che sia giusto. Thank you.
Sì, sì, adesso lo alzo. Prima fai senza guardare, comunque. Joel, prima completi la scheda, poi... È il retroproiettore che non funziona bene. Ma si può. Voi avete finito? Controllato, sono giuste? Hai capito la versione abbreviata? Che visto che guardavi con la faccia un po'... Cioè, che adesso finisce, non capiamo. Sì, adesso dico, se hai capito come avete fatto questo, fai gli altri. Questo metodo si può sempre fare, non è che bisogna fare l'altro. Comunque direi, comincia a fare questo, dopo semmai vediamo la prossima volta ancora di riprendere. Cioè, non ho capito tanto come consiste questa cosa. Praticamente, tu cosa hai fatto qui? Questo numero qui, l'hai ricopiato qui. D'accordo, questo numero l'hai riportato qui. Se invece di riportare questo numero qui, posso riportare il calcolo che mi ha permesso di trovare questo numero. Cioè, per trovare questo numero qui, io ho fatto che calcolo? Ho fatto questo, che in realtà era questo. Ora, invece di scrivere questo numero, io potrei scrivere questo calcolo. È la stessa cosa, perché questo calcolo mi dà questo risultato. Comunque io posso, invece di 2114,5, posso scrivere questo alla seconda più questo alla seconda. Dopo? E dopo più 169, che sarebbe 13 alla seconda. Sì, ci sto arrivando. Beh, faccio un po' di esercizio. Sì. Mi fai calcoli giusti. Perché? Elevato 2 più 31 mi fa 2,1. È quello che mi hai già detto l'altra volta, questo non è 2, è 2000. Ti ricordi che mi avevi già detto l'altra volta che c'era quel problema con la tua calcolatrice? Ma che non... se non è uguale. Cos'è che sbaglio? Magari devo fare la radice già. È vero, con sotto la virgola 2000. Adesso devo andare a fare la radice, sì. Scusa, il risultato qua sotto, se sei la radice. La radice. Ah, sì. Hai capito bene questi? Questo è un foglio a parte, su un foglio a quadretti. Vera, capito bene? Anch'io ho scritto una nota. Boris, capito? Sì. Cinzia? Venuto giusto adesso? Sì, 47. Sì. 08. Dopo dipende come si approssima. Finta di finire la lezione. Se interrompete quello che state facendo, mettete via tutto e continuiamo la prossima volta. Potete mettere via tutto